Ormai ci siamo, si ostacolano anche le due atlete, sei arrivata, è oro, Francesca è oro. Va verso il traguardo Francesca Porcellato, e oro olimpico casa la prima per Francesca. Medaglia d'oro a queste Paralimpiadi per l'Italia, che va a scavalcare e ce così. La facciamo anche noi nella medaglia d'oro, e vai, grande tifo, medaglia d'oro per Francesca, medaglia d'oro al collo, ale! Felicissima, grandissima gara, addirittura meglio della semifinale, non ha dovuto neanche sentire il ritorno di Lyudmila Volchok. Vai, ce l'hai fatta, grande, grandissima vittoria. La rossa volante, la regina delle Paralimpiadi, diciamo che i soprannomi che hanno dato giornalisticamente a Francesca Porcellato già parlano da soli. Vorremmo tentare di riassumere con lei una carriera straordinaria, un palmarès che parla di campionati italiani, europei, mondiali, record, vittorie, ma prima di tutto le vorrei chiedere questo: c'è stato un cambiamento di passioni, una decana della nazionale dell'atletica leggera che sceglie e si appassiona allo sci di fondo. Cosa è accaduto? Sì, ad un certo punto della mia carriera ho provato a sciare, a fare sci di fondo, una disciplina che si avvicina molto all'atletica leggera come preparazione a secco, e mi è piaciuto un sacco poter correre anche in mezzo alle bianche nevi, che fino a un minuto prima mi erano un po' avverse, nel senso che con le ruote si faceva un po' fatica, invece con la slitta da sci si poteva scivolare bene, correre veloce anche tra i boschi e tra la neve, e allora mi sono appassionata, è nato in me un sogno che era quello di partecipare alle Olimpiadi di Torino. E poi da lì ne sono uscite tre, perché Torino, Vancouver e Sochi per ultima. Però adesso mi sono innamorata anche dell'end bike, dunque adesso sto pedalando, la neve se n'è andata, adesso sto pedalando e sto iniziando una nuova disciplina che è appunto quella dell'end bike. Quindi una campionessa in versione invernale e anche estiva. Se le dovessi chiedere come sintetizzerebbe tutti questi anni di successi, come lo farebbe, insomma? Ma allora, tanta passione, amore per lo sport, passione per quello che faccio, determinazione, coraggio anche di mettersi in ballo, di provare sempre nuove sfide, però è anche tanta gioia e divertimento, perché quello che faccio sì è fatica e sacrificio, perché comunque lo sport, dietro lo sport c'è un gran lavoro, però soprattutto vince la gioia di fare quello che si fa e il divertimento per la disciplina sportiva, ma anche il divertimento della società che incontro, dunque tutti i nuovi amici che incontro, le persone che incontro in tutto il mondo. Direi un grande contenitore di tante cose, ma tutte belle e positive. Se dovesse dare un consiglio, un messaggio, si parla molto sia di barriere architettoniche che di valore dello sport, come si uniscono queste due cose? Ovvero, cosa può fare lo sport per chi magari ha delle disabilità o delle patologie e magari non ha questo sprint a volersi mettere in gioco? Qual è il valore aggiunto? Ma allora, diciamo che lo sport aiuta, una palestra di vita, dunque aiuta a 360 gradi, aiuta a star bene fisicamente, ma aiuta anche molto a star bene mentalmente, e soprattutto ci fa conoscere nuove realtà che ci sembrano impossibili, ma che poi sono fattibili, dunque ci tolgono anche quelle barriere mentali che noi a volte ci poniamo, e questo è fondamentale. Ovviamente chi fa sport non significa che deve andare alle Olimpiadi, che deve vincere delle medaglie, ma deve solo praticare una disciplina anche per puro piacere, qualche ora a settimana, però è fondamentale proprio per dare delle prove a se stessi e comunque per migliorare fisicamente. Diciamo che lo sport ha anche la valenza di sociale, nel senso che facendo sport si va in mezzo alla gente, si fa conoscere la disabilità, che molte volte le persone hanno paura della disabilità, invece è una cosa che esiste e basta che sia conosciuta, e aiuta ad abbattere le barriere architettoniche, perché più disabili vanno in città, più barriere architettoniche cadono, perché le esigenze vengono messe a conoscenza di chi di dovere, dunque vengono abbattute. Dunque diciamo che lo sport aiuta a 360 gradi. Lei ha sposato un po' la causa di alcuni nomi come Triride, ad esempio, che si sta dando da fare per sfruttare l'avanzamento tecnologico e dare una possibilità in più a un movimento libero. Come mai, ecco, la decisione anche di appoggiare e sposare questo tipo di iniziative? Ma sicuramente Triride
Pride rispecchia quello che ho appena detto, nel senso da regala libertà alle persone con disabilità, nel senso che è motorizzare la propria sedia senza portare dei grossi cambiamenti, anzi con due piccoli click si attacca il tri ride alla carrozzina e si diventa un po' motorizzati. Il motorizzato è quello giusto, che ti permette di fare le passeggiate ovunque tu vuoi, fare le passeggiate in compagnia, ti permette di passare anche delle barriere che possono essere dei piccoli gradini, ma anche il ciottolato che tante volte ci dà fastidio, oppure le grandi salite o le grandi discese. Dunque non potevo che sposare la libertà. Io sono una persona a cui piace molto la libertà e Triride secondo me è sinonimo di libertà, ti regala quell'autonomia in più che noi abbiamo bisogno. Dunque secondo me mi piace sto matrimonio. Allora grazie mille della sua testimonianza, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti sportivi. Crepi il lupo, ci rivedremo. Anni Conte, lei è partito, si può dire, da uno studio internazionale sui prodotti in commercio per far nascere poi un qualcosa di italiano al 100%, contestualizzato in Italia e con materiali totalmente italiani. Si chiama Triride. Che cos'è e come è nato? Beh, diciamo che lo studio era finalizzato al fatto che io da utente, 25 anni che sono in carrozzina, avevo necessità di acquistare un ausilio per me. Quindi semplicemente ho guardato che cosa c'era nella produzione mondiale per fare un acquisto, per acquistare un ausilio che potesse soddisfare le mie necessità. E per fare un acquisto oculato, fatto bene, ho provato tutto quello che offriva, diciamo, il mercato mondiale. Ho provato dispositivi statunitensi, spagnoli, tedeschi e ho visto che non c'era nulla che potesse soddisfare veramente appieno quelle che erano le mie necessità, perché io abito in una zona collinare, in una città medievale fatta di strade molto ripide e così via. E quindi avevo necessità di un ausilio per la trazione della mia carrozzina super leggera manuale. E allora mi sono detto, visto che non c'è, me lo faccio. Ho costruito un prototipo per me, solo ed esclusivamente per le mie necessità personali. Dopo aver fatto il prototipo, gli amici, i miei colleghi in carrozzina, ho detto perché non lo fai anche a me visto che va così bene. Ho cominciato a farlo agli amici, ho fatto uno, due, tre. Quando mi hanno cominciato a chiedere 5, 6, 7, tutti quelli che lo vedevano lo volevano, ho dovuto inventarmi un'attività imprenditoriale da zero, perché non era la mia professione, nonostante io fossi già un tecnico esperto. Quindi ho dovuto proprio creare un'azienda, dove poi, tra le altre cose, in questa azienda sono diventati parte attiva, parte integrante, tutti coloro che sono gli utilizzatori, quindi i miei amici per primi che si erano fatti fare i prototipi come il mio. E quindi è diventato un lavoro collettivo fatto da utenti, da persone che lo utilizzano. Qual è il valore aggiunto di questo prodotto, oltre ovviamente, e non è poco, alla totale italianità? Ma il valore aggiunto è dato dal fatto che noi cerchiamo di fare un ausilio da utenti, quindi, e dico noi perché ormai siamo diventati una squadra vera e propria, nel senso che tutti gli utilizzatori, quelli che oggi potremmo definirli clienti, in realtà poi diventano tutti amici, sono tutti parte attiva. Quindi il valore aggiunto è dato dal fatto che prendiamo i feedback, le informazioni di tutti gli utilizzatori, di tutti gli utenti, per elevare il livello qualitativo del prodotto e per rispondere alle esigenze delle diverse disabilità, delle diverse difficoltà, perché ognuno di noi ha delle personali necessità e molto spesso, parlo da utente, non più da costruttore, molto spesso è l'utente che si adegua all'ausilio, è l'utilizzatore che si adatta a quello che è l'ausilio. Invece nel nostro caso, visto che siamo noi utilizzatori a costruirlo, abbiamo fatto in modo che sia l'ausilio a rispondere veramente a tutte le diverse necessità. Il valore aggiunto quindi è questo. E allora in un piccolo oggetto in quanto a design, in realtà nasconde delle potenzialità infinite di regolazioni e di personalizzazioni, così che ognuno se lo sente personale proprio e lo ama particolarmente, perché non solo gli permette una mobilità insospettata, inimmaginabile per chi usa la carrozzina manuale, ma soprattutto perché lo sente fortemente suo, avendo contribuito a renderlo unico, un pezzo unico, suo personale.
La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro e buona crescita, visto che siete in continuo in itinere. Speriamo bene, noi andiamo avanti e lavoriamo con la passione soprattutto, prima ancora di pensare ai risultati. Puntiamo molto alla qualità, soprattutto perché abbiamo visto proprio in occasione di questa fiera una grandissima attenzione da parte dei mercati esteri. Sono venuti dalla Germania, dall'Olanda, dall'Australia, da Israele, e innanzitutto si sono complimentati per il design made in Italy. L'hanno considerato eccellente ed è una vera espressione della nostra capacità estetica, e soprattutto perché accompagnata alla capacità estetica hanno rilevato effettivamente questa qualità che ha messo l'Italia nella condizione di vivere oggi ancora sulle leggende, sui miti come la Ferrari, come tanti altri prodotti eccellenti. Quindi anche in questo settore possiamo vantarci di esportare all'estero? Sicuramente sì, perché abbiamo avuto molti ordini. Grazie. Grazie. Anna Marconi, una campionessa nel settore del tiro con l'arco che poi ha sposato la danza sportiva, quindi ha voluto anche cimentarsi in questo. Ci racconta un po' sia questo cambio di passioni che un po' questi anni di successi e di sport. Sì, allora 10 anni di agonismo ad alti livelli richiedono molto in termini di sacrificio e di impegno. Le soddisfazioni sono state tante e numerose, quindi non posso altro che essere contenta di questo, però c'è anche voglia di cambiare, magari di rinnovare, di trovare, cambiare sfide, vedere perché no, fino a che punto possiamo arrivare. A me piace molto ballare, quindi ho cercato stimoli nuovi nella danza sportiva. Danza sportiva che è un'altra disciplina come il tiro con l'arco che accomuna disabili e normodotati, perché non ci sono differenze. Io sono in carrozzina e ho un ballerino che è in piedi, o viceversa, una coreografia di gruppo e si fa ballerini in piedi e ballerini in carrozzina, quindi uno sport che apre e supera le differenze date dalla condizione fisica. Disabilità, sport e barriere architettoniche sembrano un po' argomenti, ecco, se ne dibatte tanto. Qual è il suo punto di vista e dove siamo arrivati in Italia in questo senso? Sì, come barriere architettoniche anche all'interno, per esempio, dei palazzetti sportivi si è fatto molto. Devo dire che negli anni, 20 anni di carriera, ho visto un miglioramento. Sicuramente c'è ancora molto da fare, perché ancora dei dettagli da rivedere. Il nostro apporto è determinante, quindi se riusciamo ad intervenire o a essere presenti nelle amministrazioni è utile proprio per far vedere e far capire laddove c'è da modificare, quello che c'è da cambiare. Però questo è questo che riguarda il futuro è questo. Io mi auguro che man mano, anche grazie al nostro apporto, si possa arrivare a superare completamente le barriere architettoniche, perché spesso più che barriere fisiche sono barriere mentali, quindi è questione di cultura, di apertura anche alle abilità, perché è importante secondo me non sottolineare quello che manca o quello che io non sono in grado di fare, ma quello che io posso ancora fare, perché se vogliamo nel tiro con l'arco io sono più abile di tante persone che sono normodotate, quindi allora perché io sono disabile e loro no? Quindi è tutto da rivedere il punto di vista secondo me. Ed è anche il nostro auspicio, la ringraziamo molto. Grazie a voi. Grazie.